paura! Vuoi mettere là? Madonna, io ti ammazzo! Dove va? Dove va? Dove va? Oh, che stiamo a mangiare? Guarda che è un'altra cosa quella. Ho sbagliato? È proprio un'altra. Vabbè, famo un gelato di carbonara. Andiamo a vedercelo. Vediamo. L'idea di questo piatto è semplice: trasformare una carbonara in un gelato. In origine l'idea di questo piatto era ricreare un gelato di carbonara salato. Poi però un giorno, mentre facevamo un'altra ricetta, che era la donuts di carbonara dolce, ci è venuta l'illuminazione. Abbiamo detto: ma lo volemmo fare un gelato di carbonara dolce? E eccoci qua. Quindi dividiamo questo piatto in quattro preparazioni principali: il gelato, la panna montata, la cialda e il topping, che in questo caso sarà guanciale candito, una cosa interessante. Per il gelato andremo a fare una base gelato con tutti gli ingredienti che fanno parte della gerbecrema, che sono tuorli, pecorino e latte di pecora, vari tipi di pepe e alcuni tipi di zucchero che andremo a vedere dopo. Per quanto riguarda la panna montata, volevamo fare una cosa più delicata e quindi abbiamo pensato di infondere dentro panna e latte di pecora del pecorino, così viene più tondo. La cialda invece sarà fatta con la solita pasta frullata, il nostro pongo, con aggiunta di amidi, grasso di guanciale e albumi. Infine il nostro topping, che sarà nient'altro che guanciale cubettato, fritto per avere una maillard bella uniforme, che poi verrà a sua volta ricotto dentro uno sciroppo di vari zuccheri e aromatizzato con vari tipi di pepe, così da creare questo contrasto salato dolce che a noi piace molto. Bene, lo studio è terminato, andiamo a vedere come si fa una pratica. Allora, qua partiamo in bomba con la base gelato. Perfetto. Sei d'accordo, Ni? Te trovi? La famosa panna. La panna di panna. La panna di panna. Questa è difficile da trovare. Latte di pecora. Guarda, guarda come colo. Mamma mia, cosa che fa stile. Così? Io non lo sapevo che succedeva sta cosa. Ne ero certo. Quasi comunicante. Vado veloce. Vedi, guarda, devi guarda. No, dammi le cose, perché le tiri là? Tuorli di panna. No, sono tuorli. Sono tuorli di gallina. Ha sbroccato oggi. Ho sbroccato. Ho fatto arrabbiare. Non mi fate arrabbiare. Scusa, non mi fate arrabbiare, Nicco. Lasciate perdere. Mi usi la Marisa. Mi fate arrabbiare, per favore. Grasso di guanciale. Questo lo rende leggero. Niente, sono riuscito a fare schizzo. Mamma mia, come questo. Non mi fate arrabbiare! Yeah. Qua abbiamo invece zucchero semolato, quindi saccarosio e destrosio. Perché abbiamo scelto il destrosio? È meno zuccherino e anticongela di più, capito? Quindi è importante avercelo. Non vogliamo un gelato troppo troppo dolce, infatti ci abbiamo messo anche del sale. Pensate. C'è un aroma sensazionale. Sensazionale. Abbiamo selezionato. Che pepe ci abbiamo messo? Ci abbiamo messo il pepe di Selim, che sembra tipo delle bacche. Selim Dion. Questo è circa 4.7 grammi. Pepe de Selim questo. C'è de Selim. Ah. Pepe di Selim e pepe nero. Telly Cherry. Dammi. Mamma mia. Dove va? Dove va? Dove va? Frullo. Sentito? Questa è l'angolazione perfetta, Nick. Per le basi gelato. Abbiamo frullato. Allora, andiamo a cuocere questa base gelato. A bassa temperatura. A bassa temperatura. Andate piano. Andiamo a colarcelo. Facciamo un gioco di mani. Ce la farò? Sì, ce la fai. Ce la faccio, secondo te? Te sei il maestro del colaggio. È vero. Guardalo. Mamma mia. Ah! L'andiamo a cuocere, la caliamo dentro al nostro bagno di sous vide. 82 gradi, 30 minuti. 82? 82. 82. 82 gradi, 30 minuti. A dopo. Ciao. Nel mentre abbiamo la base gelato che si pastorizza a bassa temperatura, infondiamo la panna. Quindi ci abbiamo latte di pecora, sempre l'onnipresente. Magistrale. Latte di pecora, ragazzi. Pentolino. Pentolino con gelatino. Roba serissima. E quindi lo sciogliamolo. Allora, lo vogliamo. Esattamente. Qui. Bello. E ora lo andiamo a mescere con della panna di panna. Di panna, come prima. Io mescio. Vai, mescilo. Questo è pecorino romano. Si mette in infusione. Facciamo un'infusione a freddo. Quanto lo lasciamo infondere, Ni?
Almeno 8 ore. Tanto pure gelato se deve riposare, quindi questo lasciamo lì. Prima il riposo, e poi i ripensamenti. Esatto, i pensieri generici. Sì, in genere. Copriamo, frigo. Poi passiamo, dicevi? Al guanciale. È giunta l'ora della cottura, quindi. Della frittura. Della frittura e poi cottura. Cottura, mi piace. Canditura. Ma così grossi, ni? Secondo me sì, perché tanto perde grasso, no? E si rimpicciolisce. Si rimpicciolirà. Però comunque lo voglio abbastanza carnoso, anche se rimangono più cicciottoni, secondo me sono interessanti. Io mi fido della tua intuizione. Siamo arrivati a 170 gradi di olio. Andiamo ad immergere. Quindi quando raggiunge questa doratura, no? Una croccantezza massima, coliamo. Quanto ci ha messo? 4-5 minuti. 4-5 minuti. Certo che il guanciale è proprio bello. Eh sì. E poi fritto, hai visto come uniforme. È il futuro la frittura, eh. E adesso lo candiamo, ni? Lo candiamo. Lo condiamo. Candiamo. Vabbè, nel mentre mi sono tagliato. Io te l'ho sempre detto, il pulì fa male. Stava a pulire il cosetto dentro quello che abbiamo usato prima. Esatto. Pam! Guanto. Acqua. Acquetta. Zuccherino. Zuccherino. Bello. Quanto è bello lo zucchero, guarda. E il pepino. Pepegno. Vai. Lo facciamo arrivare a temperatura, a bollore. E lo facciamo ridurre de un tot. Così poi reidratiamo, esatto, il nostro guanciale. Che è bello secco, che è bello secco, mo' è bello asciutto, di legno. Senti, senti. Guanciale duro. Quindi andremo a reidratare il nostro duro guanciale con del morbido zucchero. Con del morbido zucchero. E sciroppo. Lo assorbirà questo sciroppo e sarà. Ebbene, bolle? E bolle. E bolle. Senti qua. Fumi, questi fanno bene per il raffreddore. Vado. Plup, plup. Quindi stiamo facendo ridurre questo sciroppo. Lo facciamo bollire, ma a base gelato è pronta. E tocca pronta. Quindi questo lo mettiamo da una parte. E noi andiamo a vedere la base gelato. Seguitemi, dai. Base gelato cotta. Guarda, cotta. Adesso gli diamo una frullatina, eh? Vediamo. La vedi bene? Sì, no, la vedo bene. Non la mettere là! Madonna, io ti ammazzo! Aspetta. E cose facili, così, una cassaforte. Sì. Piano piano. La faccio? Sì. Botto. Così del botto senza senso. Bellissimo. Olè. Quindi adesso pellicola a contatto e abbattiamo in positivo. Se mettiamo il pecorino quando la base è calda, si scioglie. Invece noi vogliamo che si infonda all'interno, ma non si sciolga. Lasciamola lì. In abbattitore. Quindi ritorniamo adesso col nostro bel guanciale. Guardalo, eccolo, guardalo. Qui, che ha bollito quanto doveva bollire. Ha riposato quanto doveva riposare. E adesso lo lasciamo a temperatura ambiente, esatto, per del tempo. Del tempo, così finisce la fino sua, a domani, fondamentalmente. Finisce la sua canditura. Esattamente. E diventa 100% candito. Candito plus. Hai calcolato sto baratto, lo esatto. Va bene, lo lasciamo riposare. Lo lasciamo riposare per un giorno. Per avere la giusta idratazione, un giorno. Bella. Riecco la base gelato che abbiamo portato a temperatura. Esattamente. Guarda che bella. Guarda che bella. E ci andiamo a infondere. Pecorino 2, bellissimo. Che non è l'1, eh? Eh no, l'1 è quello della panna. Il 2 è questo qua. Perché a scaglie? Visto che questa base gelato va maturata, no? Circa 12-16 ore. E il pecorino si deve infondere. Magari 12 ore di pecorino grattugiato sarebbe troppo aggressivo, no? Capito? E quindi abbiamo deciso di fare un'infusione a pezzi. Sì, però perché va maturata la base? Il gelato? Sì. I base gelato? Non lo so. Non lo sai? E allora io per questo ho chiamato apposta per te un esperto. Meno male, il nostro mastro gelatiere Sandro Bulbo. A te, Sandro. Ciao, sono Sandro Bulbo e oggi parliamo della maturazione delle basi gelato artigianali. Esistono fondamentalmente tre tipi di basi gelato: la base acqua, la base bianca e la base gialla. In breve, una con l'acqua, una con latte e panna e l'ultima anche con le uova. Tutte queste subiscono i processi di pastorizzazione, omogenizzazione e infine maturazione. Il primo serve a attivare gli idrocolloidi o coagulare determinate proteine, rendendo batteriologicamente sicura la base.
La seconda è un processo di abbattimento in positivo e miscelazione della massa, che ne assicura l'emulsione dei grassi, se presenti, e la formazione di particolati di grandi dimensioni. Infine l'ultima, la fantastica maturazione che avviene mantenendo la base abbattuta a 4 gradi dalle 4 alle 12 ore, a seconda della tipologia di gelato e degli ingredienti utilizzati. Durante la maturazione avvengono diversi processi chimico-fisici, tra cui la solubilizzazione completa degli zuccheri, l'idratazione totale degli stabilizzanti e la cristallizzazione dei grassi. Tutto questo è fondamentale per ottenere un gelato cremoso, compatto e con cristalli piccoli ed uniformi. Arrivederci! Grazie Sandro, il tuo intervento è stato illuminante, grazie veramente. Finalmente sono formato. E adesso possiamo andare a maturare con consapevolezza. Esatto, mi hai proprio rubato le parole di bocca. Lo so, faccio il ladro dei bocche. In frigo! Un frigo! Passiamo alla cialda. Che la facciamo con la pasta. Ma soprattutto, perché noi utilizziamo solo questa pasta, che è il risone? Questa c'era. No, semplicemente perché cuoce velocemente, è facile da frullare. In verità forse siamo gli unici che la usano in maniera continuativa. Vabbè, metto su. Pasta. Ovviamente acqua a freddo, cioè, dobbiamo stracuocerla. Va scotta la pasta. E scuociamo poi la pasta. La andremo a frullare. Quindi l'abbiamo cotta. Bella cotta, eh? Bella, o bella scotta. Cotta. Che è? T'ho portato mio figlio. No. Bello de casa. E quindi niente, sì, frulliamo, mettiamo gli altri ingredienti e facciamo questa cialda magica. Aggiungiamo gli altri ingredienti per la cialda: zucchero semolato e glucosio in polvere. E intanto li metto, tu spieghi le cose tu. Quale motivo? Perché un pochino di glucosio lo rende questa cialda un pochino più elastica, ok? E quindi sarà più facile plasmarla. Farine, semola rimacinata e amido di frumento. Albume, che comunque fa parte della carbonara. È sempre grasso di guanciale plus 2-4. Io intanto frullo un altro po'. Vai. Va bene, siamo pronti. Quindi adesso la stendiamo e la cuociamo. Poi me la stendi come tu solo sai fare, maestro di spatola. Sì. Sono i maestri di spada? E i maestri di spatola. Tu hai studiato all'Accademia di Spatola. L'arte della spatolatura. E niente. Lo inforniamo. Dai. Lo andiamo a infornarcelo. Per forza. Lo andiamo a infornarcelo. Ca cialda. Questa è la cialda. Allora, prima imprimiamo. Ah, te lo sgradicchi. Certo, blick. Un cunito. E che c'è? Vabbè, dai, sono carini. Sono carini. C'hanno una forma X. Cialda. Ah, cialda. Vabbè, quindi. It's a time. E cialde te bastiamo fatte. Okay. Famo il gelato. È giunta l'ora finalmente del ghiaccio secco. Guardate che bello. Guarda se c'è soffio. La sublimazione. La magia, questa. La magia. Il ghiaccio secco che cos'è? È anidride carbonica allo stato solido e sta a meno 72. 6. 6? 6. Meno 76. Perché useremo il ghiaccio secco? Perché? Perché il principio del gelato è fredda una cosa molto veloce. Più veloce se fredda, più veloce più i cristalli sono piccoli. E visto che questo sta a meno 76, diciamo che è un buon modo per freddare. È un modo per freddare molto velocemente. Se lo mettiamo bello frullato finemente, una polvere, sublima. Una neve anidridica. Anidridica che sublima. Vado? Vai. Sei pronto, Ni? Sono prontissimo. Te la senti? Sì. E stop! Professionismo. Ah, mamma mia. Il frullato è frullato. L'oversagement. L'oversaglie. E olè. Eh? Quindi? Che ne pensate? Usatelo con cautela. Vai. Quindi scuola. Questa è la nostra base gelato, maturata, infusa. Dobbiamo setacciarla. Vedete i pezzetti, vedete tutto. Quella là è il pecorello. Pecorino. Visto che il pepe tenderà un pochino a rimanere sotto. Sul fondo. Cercate di far uscire qua nella scolatura tutto il pecorino qui dentro. Perché il pepe poi c'è un suffrutiamo. Esatto. Il pepe ce lo mettiamo. Perché è buono. Va bene, una volta che abbiamo scolato il tutto, it's a time. Io questo lo levo, questo può essere utilizzato per altre cose. Non lo so, una tartatenne. Ecco. Esatto. E poi ci insufruio questo, però no, oggi insufruialo te. Posso? Sì, te lo... Perché di solito sei tu quello che frulla e sì, insufruia. Sì, cose che girano. Ti piace? C'è una certa affinità. Vai. Poco per volta, costante, però poco per volta. Perché sennò si ghiaccia. Ti ricorda un po' di quel calderone da strega salamandra? Ma sta roba era tipo il sogno mio da ragazzino. Fila tutte cose dentro un fresco che faceva fa fumo. Mamma mia. Allora, nel mentre, questa è la panna pecorata, pecorinata,
era... quella di prima. E niente, la setacciamo come abbiamo fatto per la base gelato, nel mentre che il gelato si fa. E praticamente è pronto, lo teniamo esatto, freddo. Esatto, lo teniamo freddo. Perché così è pronto tutto insieme. Aggiungiamo dello zucchero. Il gelato, quindi, dicevo, è pronto. Lo faccio vedere. Eccolo. Gelato alla crema. Gelato alla crema. Però lo continuo a tenere freddo nel frattempo che Nicco fa la panna. Io monto tutto. Te monta a mano, Nic? Sempre. Abbiamo utilizzato la gelatina animale, che è il mio emulsionante schiumogeno preferito, sono sincero. E anche la mi mia. Mi spiace. È che è più buona, c'è niente da fare. Tieni, guarda che t'ho portato. Oh, vedi, una coppa. Una coppa fumante. Le cialde. Il guanciale caramellato. Ma guarda quanto è candito, bello. Candito, scusa, niente. Guanciale candito, scusate tutti. Guarda che lucentezza. Mamma mia, ma è proprio candito allora. Carling. Questo vabbè, questo l'abbiamo fatto solo per far scena, ma anche per freddare un pochetto il bicchiere, no? È un problema. Sennò si scioglie subito questo gelato. Spallination. Si spallina. Molto morbido, eh? Sì, è un soft serve. È un soft serve. Tutti gli effetti, ogni volta gli diamo un'insuppatella. No, prima mettiamo sotto il guanciale. Ti piace sì, come mi idea? Piace come idea. Sopra è solo panna, perché io ho una passione. Tu sei un pannerite. Guancialetto. Altro. Secondo me così ci sta. Voglia. Ci sta, ci sta. Vado? Riempo proprio. Vai, vai. Sì, copri de panna. Fallo proprio. Ah, mamma mia, ma guarda che panna! Mazza, è venuta benissimo. Faccio così, doppia. Double. Vai, sì, sì. This way. Double this way. Là. Olè. Oh! È bello però, eh! Guarda sto bicchierino del gelato di carbonara. Assaggiamo, nì, è il momento! Ma sai che ti dico? Io mi mangio la cialda. Io userò il cucchiaro. Io faccio così invece. Tutto insieme. È speciale. Soprattutto ricorda tanto 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 la carbonara. Sì. È dolce, eh? Dolce. Per carità. Però sai una cosa? No. Ratings. L'obiettivo questa volta era rendere dolce e godibile una carbonara mantenendo tutte le sue caratteristiche. Gli ingredienti erano ben riconoscibili, nota d'onore per il guanciale candito che rendeva tutto speciale. 9.3. A livello estetico era proprio una bella coppa gelato anni 80, come quella che te piavi così al mare. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, il gelato era un soft serve e solitamente non si mette in coppa. 8.9. Un gelato, una spuma, guanciale candito che è interessante, ma nel complesso procedure semplici, lineari e anche abbastanza veloci. 5.5. Il piatto è facile eppure buono, peccato per il nostro sistema di giudizio, che penalizza la semplicità. Voto 7.9. Mode piatti ne abbiamo fatti abbastanza anche qui, e finalmente possiamo fare una classifica, che vede subito in testa il nostro gelato alla carbonara. Ebbene amici nostri, anche questo video purtroppo è giunto al termine. Che stai a fare tu? Il calore. Calore. E niente, fate le solite cose ormai. Che quello sapete. Sei te che dici le cose. Sì, infatti sto di io. Iscrivetevi al canale perché tutti si devono iscrivere al canale, no? Tutti. La totalità! La totalità! È venuto male. Degli utenti di YouTube! Vi iscriverete a questo canale ora! Cioè, secondo me l'intimidazione. Secondo me si iscrivono. Arrivederci. Mi raccomando, portando. Cliccate pure sulle campanelle, commentateci quello che volete vedere, se vi vengono idee, noi leggiamo, leggo tutti. Lui fa cioè, tutto, eh? Tu no? No, io no. Leggo io tutti. Cucino, basta. Lui... lavo i piatti poi dopo. Scusate di nuovo. Scusate di nuovo. Scusate tutti. Arrivederci.